chiaramente non fare queste distinzioni, chi se ne frega, è fondamentale. La Fusani, il diritto a migrare è un diritto universale. Il diritto a migrare è un diritto universale, nessuno lo può cancellare. Quando una persona, certo, il diritto a migrare in cerca di una vita migliore, situazioni migliori. Ma la Fusani ha ragione, c'è un diritto a migrare, non c'è dubbio, chi lo nega il diritto a migrare? Sì, ma il diritto a migrare esiste. Sì, sì, l'abbiamo sentito. L'abbiamo tagliato, infatti, l'abbiamo tagliato. Oggi è l'area che tira. Guarda, che non hai capito, se non ci fosse l'area che tira, noi qui taglieremo il 50% delle cose. Per cui, ma non ti pagheremo lo stesso le royalty. La 7 non ci può rompere i coglioni. Non pagheremo nulla di questi stralci che mandiamo. Non pagheremo niente alla 7 di questo. Noi viviamo anche attraverso questi piccoli audio, ma non pagheremo nulla. Diglielo ai tuoi. Prendete dei pezzi e poi fate polemiche su questo, cioè tu su un pezzo di audio costruisci un pezzo di trasmissione, non va bene così. Il diritto a migrare, grazie al cazzo Fusani che esiste il diritto a migrare, ognuno di noi può avere il diritto a migrare, però c'è un'altra cosa, gli stati poi si organizzano e fanno il cazzo che vogliono, possono anche impedire a uno di entrare, cara Fusani. Possono prendere a cannonate una barca. Possono anche prendere a cannonate una barca se vogliono gli stati, come no, certo. Al diritto umanitario, e poi pagheranno, ma se uno stato si vuole difendere, se uno vuole entrare, e cazzo, se tu vuoi entrare a casa tua, se qualcuno vuole entrare a casa tua, che fai? Non spari? Puoi sparare, lo stesso principio. No, sparo, metto un allarme, metto una doppia mandata. Allora, molta polemica intorno a